perfetta da aperitivo e da condividere con gli amici. Che cos'è? È la schiacciata. Cominciamo? In una ciotola verso le farine, farina di Manitoba e farina 00. Mi bagno le mani di farina, prendo il lievito e ce lo sbriciolo in questa maniera qua. Comincio a versare dell'acqua fredda e ne lascio un po' da parte e inizio a impastare. Aggiungo la restante acqua. E continuo ad impastare. Aggiungiamo dell'olio. E del miele. E adesso impasto a mano. E infine verso il sale. Mi raccomando, il sale sempre alla fine, così non sarà a contatto diretto con il nostro lievito. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta. La ciotola unta servirà a far lievitare il nostro impasto con meno fatica. Questo perché? Perché l'impasto scivolerà sui bordi. Adesso copro l'impasto con pellicola e lo vado a riporre nel forno con luce accesa per circa un'ora, un'ora e mezzo, fino a che non avrà raddoppiato il suo volume. Bagno per prima cosa il banco e poi le mani. Questo servirà per non far attaccare l'impasto né al banco né alle mani. Adesso vado a fare le pieghe per tre volte in modo tale da rafforzare l'impasto. Arrivati all'ultima sessione di pieghe, fatela riposare un'ultima volta per altri 30 minuti. Stendiamo l'impasto in teglia. Facciamo i classici buchi. Adesso ancora un po' di acqua, olio. Mi raccomando, in Toscana la cigarba bella oleosa e anche bella salata. La inforniamo a 230 gradi per 7 minuti, dopodiché abbassiamo il forno a 190 gradi per 9 minuti, mi raccomando sempre in modalità statica, e infine, ultimo passaggio, il dulcis in fondo, sfiliamo la nostra schiacciata appoggiandola su una griglia e la rinforniamo a 190 gradi per altri 9 minuti.